Eccoci. Interviene lei in presidente. A tutto il gruppo Idre è un bel, grande momento, molto emozionante anche per l'Adriaco, perché andiamo a scoprire la targa a nome di una persona di cui molti di noi, compreso io, abbiamo conosciuto, perché oltre a tutta la sua storia militare eroica, una persona che poi è sempre rimasta con un carattere schivo e modesto che l'ha portato a essere palombaro a Trieste, nostromo dell'Adriaco, dipendente dell'università in cui una folla di studenti per anni pendeva dalle sue labbra per ascoltare quello che lui di tanto importante aveva da raccontare. Allora, un gruppo di soci, un gruppo poi il gruppo Idre che è qui presente, che ringrazio, ha proposto l'Adriaco, e l'Adriaco evidentemente ha detto di sì subito e con entusiasmo, di scoprire una targa in suo nome, nell'anniversario di quando lui è mancato, perché ricordarlo qui dove veramente ha prestato la sua vera con noi la nipote, che è Arianna Somma, che è già stata madrina di nave Skergat, e che mi sopporta ogni giorno sul lavoro, mi dispiace, e che quindi senza altri indugi pregherei di scoprire la targa. Grazie. Prego Arianna. Prego di dare lettura della preghiera del marinaio. Preghiera che è dedicata a Spartaco Skergat e anche ai nostri militari che sono impegnati in zona di guerra. A te, o grande eterno Dio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave, armata della patria, alleviamo i cuori. Salva ed esalta nella tua fede, o grande Dio, la nostra nazione. Da giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che la tempesta di flutti servano a lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Questa è foto dopo. No, amore, come stai? È una grande cortesia. Grazie.